esploriamo l'Abruzzo e il Molise per valutare la salute delle ossa. Vieni anche tu a controllare la mineralizzazione del tuo scheletro e a conoscere se sei a rischio osteoporosi, perché se non trattata l'osteoporosi può rendere le tue ossa fragili come porcellana. E l'invito che insieme al Claim riassume la mission di Il Piatto Forte, una campagna di screening promossa dalla FIRMO, che è la Fondazione Italiana per la Ricerca sulle Malattie dell'Osso, che in collaborazione con Amgen sta girando tutta l'Italia e dal 24 al 29 giugno fa tappa nelle principali piazze abruzzesi e molisane per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi che le persone corrono se sottovalutano questa patologia. In Abruzzo e Molise il problema osteoporosi interessa circa 200.000 donne over 60 anni e se non trattata può diventare molto pericolosa. Questa campagna di screening è promossa da FIRMO ed Amgen in collaborazione con Ecolite, Senior Italia, Federanziani, con il patrocinio delle regioni Abruzzo e Molise e della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie. Dopo Avezzano e Pescara, il camper e il gazebo sono arrivati in largo Giambattista Vico a Chieti con la telecamera di Alberto Capo. Adesso vi racconteremo come funziona lo screening, ma sentiremo anche una specialista che ci fornirà informazioni utili su come prevenire e curare l'osteoporosi. Andiamo a vedere insieme. La dottoressa Eleonora Celletti è dirigente medico del servizio di reumatologia all'Istituto di Clinica Medica dell'Ospedale Santissima Annunziata di Chieti e responsabile dell'ambulatorio osteoporosi. Quali sono i numeri dell'osteoporosi in Italia, ma soprattutto in Abruzzo? I numeri sono altissimi, parliamo di 4 milioni di persone tra donne e uomini ammalati di osteoporosi in Italia, e in Abruzzo i numeri non sono più piccoli, siamo intorno ai 100.000 abitanti abruzzesi che purtroppo sono colpiti da questa patologia. Vogliamo vedere insieme ad Alberto Capo cosa accade all'interno del camper. Nel ruolo di cicerone al femminile abbiamo Matilde Cecchi, che è una delle componenti della Fondazione FIRMO e che ci guida all'interno e mostra a chi ci sta seguendo in questo momento come avviene lo screening e quindi come avvengono le visite durante le tappe della campagna Il Piatto Forte. I pazienti iniziano appunto entrando da questa porta e la prima cosa che fanno è l'ecografia in cui si può rilevare la densitometria ossea tramite l'apparecchio della Ecolite. Abbiamo due professionisti all'interno, si fa sdraiare il paziente sul lettino e si fa l'ecografia o sull'addome per vedere la composizione della colonna vertebrale oppure più in basso sulla gamba per vedere il collo del femore. E vediamo proprio ECOS, che è questa apparecchiatura all'avanguardia, ma spieghiamo perché. ECOS è diverso dalla MOC perché la MOC sottopone il paziente a delle radiazioni in quanto è una radiografia, mentre l'ECOS è un'ecografia. I risultati sono equiparabili perché il risultato, diciamo il referto che esce, mostra al paziente il suo grado di rischio per l'osteoporosi in base alla sua età. Stiamo vedendo che poi ogni screening viene effettuato in forma totalmente anonima. Sì, viene effettuata in forma anonima, noi associamo al paziente un numero in modo che poi il referto dell'ECOS e i successivi esami siano associabili allo stesso paziente, però non c'è nome e non è possibile riconoscerli assolutamente. E dal camper siamo tornati in largo Giambattista Vico a Chieti, poiché per la privacy cerchiamo di dare meno fastidio possibile agli specialisti e soprattutto ai pazienti che stanno effettuando lo screening, e quindi continuiamo la nostra intervista all'esterno del camper. Siamo passati dalla parte iniziale dello screening, che riguarda appunto l'esame con ECOS. Poi cosa accade?
con in mano il referto dell'ECOS, il paziente passa dal nostro medico che gli spiega i risultati, quindi analizza un po' insieme al paziente la situazione e fa anche una serie di domande sulla storia, diciamo, medica e clinica del paziente e eventualmente, se necessario, può prescrivere degli esami da farsi a loro volta prescrivere dal medico curante. Il terzo passaggio invece di questa visita, terzo e ultimo, è col nutrizionista. Si va dal nutrizionista che farà una serie di domande al paziente sulle abitudini alimentari e sulla dieta quotidiana e poi sempre eventualmente può dare consigli per aggiustare il tiro rispetto al rischio di osteoporosi. La cosa che ci teniamo sempre a precisare, e lo facciamo tutto il giorno in piazza quando ci siamo ma anche in tutte le altre occasioni della Fondazione Firmo, è che non sono solo le donne a rischio, sono anche gli uomini e che già da 40 anni è un buon momento per fare prevenzione per l'osteoporosi. Queste giornate sono dedicate alla prevenzione, a far conoscere la patologia a tutti i cittadini, adesso oggi ci occupiamo di Chieti, ma a quante più persone possibile. Purtroppo l'osteoporosi è una malattia silente di cui non ci si accorge fino a che non arriva la frattura, quindi è molto sottovalutata anche dai colleghi medici che non vanno a ricercarla alle donne, per esempio in post menopausa. Quindi queste campagne di screening, la sensibilizzazione verso questa patologia che è grave, è severa e porta poi delle comorbidità importanti in futuro, andrebbero fatte sempre in maniera più a tappeto, diciamo, sulla popolazione. È cresciuta con gli anni l'attenzione anche da parte dei pazienti, dei cittadini? Fortunatamente sì, i pazienti si informano sempre di più, le nostre signore in menopausa vengono spesso a chiedere solamente informazioni, poi viene avviato un percorso mentre diagnostico e infine terapeutico. L'attenzione sta crescendo perché i mass media si stanno concentrando anche su questa patologia che era stata molto bistrattata. Basta dire che il rischio di avere una patologia osteoporotica è maggiore di quello di avere un ictus e un infarto combinati. Quindi diciamo che sono dei numeri molto molto grandi, molto sottovalutati fino adesso, ma finalmente, grazie anche a queste campagne, siamo riusciti a sensibilizzare molto i nostri cittadini che si avvicinano a noi anche solo per chiedere un'informazione e poi insieme iniziamo un percorso. E vorrei ringraziare inoltre le colleghe che tutti i giorni mi aiutano allo svolgimento del servizio di osteoporosi, che sono la dottoressa Sabatini e la dottoressa Di Penta. Grazie a loro riusciamo a fare i numeri che abbiamo e seguire tutti questi pazienti che afferiscono al nostro servizio. Le prossime tappe del piatto forte sono previste per il 28 giugno in Piazza Vittorio Veneto a Termoli e il 29 giugno in Piazza Martiri della Libertà a Teramo. Nelle due precedenti edizioni del 2017 e del 2018 la campagna ha toccato 13 capoluoghi di diverse regioni italiane, coinvolgendo nelle attività di screening più di 2.000 cittadini. Gli screening sono importantissimi, ma anche l'attenzione che quotidianamente ogni persona dovrebbe riservare alla propria salute lo è altrettanto. Quali consigli vuole dare a chi ci sta seguendo? Queste sono raccomandazioni che spesso facciamo ai nostri pazienti, ma facciamo anche negli incontri con i medici di medicina generale per poi trasferirle ai loro pazienti. Il paziente dovrebbe fare un'attività fisica, è importante un'attività fisica moderata, naturalmente correlata anche all'età del paziente, anche una passeggiata di 30-40 minuti, se possibile una bella giornata, in modo che si assuma anche un po' di vitamina D esponendosi al sole. O per esempio il ballo, che molte coppie fanno a una certa età, è un'attività che va a stimolare la formazione di osso nuovo, comunque a mantenere un osso giovane. L'alimentazione a sua volta svolge un ruolo importantissimo. Sappiamo che l'alimentazione deve essere più varia possibile, contiene tanta frutta e verdura, un'acqua magari un po' più mineralizzata e se possibile latticini e salmone, per esempio, che contiene tanta vitamina D. Quindi ci possiamo aiutare tutti i giorni avendo uno stile di vita corretto in modo da prevenire l'osteoporosi e ritardarla nel tempo. Quando si parla di osteoporosi si fa riferimento alle donne in menopausa, anche a uomini che abbiano superato 50-60 anni, ma la fascia di età è più ampia? Sì, è più ampia e soprattutto nelle forme secondarie. Nelle osteoporosi dovute ad altre patologie noi seguiamo anche pazienti molto giovani. Io ho il piacere di fare un ambulatorio con i pediatri, i reumatologi, e quindi vediamo questi bambini che fin dall'età più tenere, soprattutto negli anni scorsi, facevano cortisone e quindi arriveranno già a un'età giovane adulta con un'osteoporosi. Fortunatamente anche là le terapie stanno migliorando, lo steroide si utilizza sempre meno, ma i giovani devono stare attenti, anche i pazienti che hanno un peso corporeo molto basso, quindi parliamo anche dell'anoressia ad esempio, è un fattore di rischio molto grande per un'osteoporosi precoce, quindi nelle giovani donne.
E aggiungo inoltre che un altro fattore di rischio è la menopausa precoce. Alcune donne purtroppo vanno incontro alla menopausa precoce e questo accelera naturalmente il metabolismo osseo e anticipa l'osteoporosi. Fra tutti i cittadini coinvolti nelle attività di screening della campagna Il Piatto Forte, più del 30% è stato individuato a rischio fratture da fragilità, commenta Maria Luce Vegna, direttore medico Amgen Italia. Le conseguenze sono rilevanti sia sulla qualità di vita delle persone che sui costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Secondo l'ultimo report dell'International Osteoporosis Foundation, i costi sanitari generati dalle fratture da fragilità superano i 9 miliardi di euro, con una proiezione di crescita del 26% nei prossimi 10 anni. Ecco perché c'è bisogno di continuare a sensibilizzare la popolazione. Crediamo che l'osteoporosi sia una malattia rilevante, seppure sottodiagnosticata e diciamo così, nella quale il paziente non ha piena consapevolezza. Però siamo anche assolutamente convinti che il farmaco è l'ultima fase di aiuto per il paziente, che quindi la prevenzione sia un elemento fondamentale. Noi non possiamo trascurare che abbiamo bisogno di prevenire le malattie prima di scoprirle, poi dopo penseremo anche a aiutare il paziente a trovare le migliori soluzioni terapeutiche. Quindi il nostro supporto a questa iniziativa è fondamentale, perché l'iniziativa di sensibilizzazione sull'osteoporosi è rilevante. L'osteoporosi è diventata, diventerà sempre di più una epidemia, una malattia, diciamo così, con numeri di incidenza rilevanti, quindi riteniamo che la prevenzione di questa malattia sia ovviamente un tema di salute pubblica fondamentale. Perché è importante la presa in carico del paziente ad elevato rischio fratturativo? È fondamentale la presa in carico perché l'osteoporosi è una patologia che va riconosciuta rapidamente e trattata, altrimenti il rischio è che ci siano delle nuove fratture. È ormai ben noto che un paziente che ha avuto una frattura vertebrale ha il 70% di rischio di fratturarsi nuovamente a un anno. Quali sono i percorsi diagnostici attuali e soprattutto quali le terapie attuali e future? Allora, i percorsi diagnostici ormai sono ben standardizzati, il gold standard è comunque rappresentato dall'esame MOC-DEXA del rachide lombare e del femore. E abbiamo dei nuovi apparecchi a disposizione, come quello che è disponibile oggi in questa giornata dedicata all'osteoporosi, che ci permette di utilizzare gli ultrasuoni. Poi abbiamo degli algoritmi che ci consentono di andare a identificare i pazienti che hanno aumentato il rischio a distanza di 10 anni e infine gli esami laboratoristici del calcio, della vitamina D e tutto il metabolismo dell'osso, che ci permettono poi di andare a intervenire praticamente su questi pazienti con le terapie. Terapie che ad oggi sono molto efficaci, abbiamo a disposizione diverse armi che possiamo naturalmente utilizzare in diversi tipi di pazienti. Non tutte le osteoporosi sono uguali, nelle donne, nell'uomo. Le osteoporosi secondarie dovute ad altre malattie, per esempio il carcinoma della mammella trattato con dei farmaci ormonali che purtroppo aggravano l'osteoporosi, o anche quello della prostata, o i pazienti che utilizzano molto cortisone. In tutti questi pazienti le terapie devono essere diverse. Le armi a disposizione sono già molte e estremamente efficaci, molto sicure, alcune garantiscono una compliance, una aderenza alla terapia molto alta, perché sono a somministrazione sottocutanea o endovenosa a livello semestrale o annuale, quindi il paziente sicuramente ha meno rischio di uscire fuori dalla terapia e quindi perdere l'efficacia. Sono in arrivo poi dei nuovi farmaci, quindi oltre ai già farmaci biotecnologici che abbiamo a disposizione, è in arrivo anche un altro farmaco biotecnologico che è il romosozumab, che è appena stato approvato in America dall'FDA e sarà a disposizione da noi penso il prossimo anno. Quindi armi tante, bisogna trattare e riconoscere questi pazienti, perché se li abbandoniamo poi il rischio di rifrattura e purtroppo anche l'aumento della mortalità è elevato.